del territorio, gli scrittori nolani, e non potevamo non incominciare questo ciclo di incontri con un amico fidato e un amico soprattutto del territorio, un amico di tutti, che è Gennaro Caliendo, che ringrazio per essere qui con noi insieme a tutti quanti voi, ovviamente. E tra l'altro è il suo esordio letterario, mi piace dire così, esordio letterario, perché ti auguro di continuare questo percorso, La ragazza e il mare, anzi due, un libro che ci ha particolarmente colpito perché unisce le tue due passioni, forse tre passioni: l'amore per il trekking con l'amore per la lettura, che poi alla fine è sfociato nell'amore per la scrittura. Perché se sei diventato scrittore, ti conosciamo tutti nella veste ufficiale di maresciallo del comando vigili di Nola, ma la tua passione nota per anche l'arte attorica si unisce con quella della scrittura e quella della lettura. Sicuramente qualcuno di voi ha già letto il libro, perché lo aspettavano tutti con grande trepidazione, perché non hai nascosto ovviamente questa cosa ancora prima che nascesse, forse lo hai divulgato, e quindi l'attesa e la curiosità inevitabilmente sono cresciute insieme. La ragazza e il mare, anzi due, è anche uno spaccato per ammirare ed apprezzare le bellezze della costiera amalfitana, raccontate con lo sguardo di chi quei luoghi non solo riconosce molto bene, ma li calpesta nel vero senso della parola attraverso continue escursioni che ami fare con i tuoi amici. Ed anche un modo per far emergere dei sentimenti, la classica storia d'amore che un paesaggio o un tramonto o un'alba possono soltanto rafforzarne le emozioni. Infatti, buonasera a tutti, grazie per essere venuti, perché veramente fa freddo fuori e veramente vi ringrazio con tutto il cuore, soprattutto chi viene da altri paesi, certo, qui intorno, quindi veramente ha mostrato coraggio. Prima con l'avvocato Allocca parlavamo di cavaliere senza paura, ma ci sono anche le dame che non hanno paura, e non a caso il maestro Tramontano vi ha voluto dedicare la copertina d'apertura, che è un omaggio a voi donne. Allora, il libro L'attore non si sa tenere in ucciso un bocco, questo è vero. Difatti, nel momento in cui ho creduto di averlo finito, lo avevo già divulgato a tutti gli amici per dire oggi ho scritto un libro, chissà come me ne viene. Però devo dire la verità che chi lo ha letto mi ha dato grande soddisfazione, perché dice: Gennaro, leggendo il tuo libro si sente la tua voce, perché io ho scritto come parlo, non è che mi sono messo lì a impegnarmi più del dovuto, ho voluto romanzare innanzitutto le storie che troverete all'interno del libro, perché i sentieri della costiera amalfitana, i sentieri della penisola sorrentina sono obiettivo di persone che vengono dall'altra parte del mondo. Io in tutte le escursioni che facciamo in quelle zone incontriamo sempre americani, norvegesi, ma vengono dappertutto, da ogni dove, per vedere i nostri sentieri. Il sentiero degli dei ormai è inflazionato, la domenica mattina se si va sul sentiero degli dei sembra di stare a Via Toledo a Napoli, gente proprio così, poi chiaramente si lasciano andare, ci sono alcuni con l'infradito, con le scarpe, con le papposce di casa, insomma, sì, però per godersi questa bellezza che è tanto decantata. Però non è solo il sentiero degli dei, ci sono dei percorsi veramente bellissimi che abbracciano tutte e due le sponde. E questo titolo che dice La ragazza e il mare, anzi due, la dice tutta, proprio perché la protagonista sfugge dalla centrifuga della città di Napoli e se ne va ad abitare in costiera, Santa Maria del Castello, che è praticamente una meta che io preferivo quando mi allenavo in bicicletta. Lì è praticamente un dirupo suppositano. E questa ragazza decide di andarsene ad abitare in questa zona per godersi con un solo colpo d'occhio due e forse tre mari, perché da lì si guarda la costiera amalfitana, e Michele Sant'Anastasio, un mio amico che frequenta molto quella zona lì, la penisola sorrentina, tutta la dorsale fino a baciarsi con Capri, e poi da quest'altra parte tutta la baia di Napoli con le isole in fondo a destra del Vesuvio. E non è ancora anche la nostra piana, perché da lì si riesce a vedere anche la nostra piana nolana con i paesi intorno. E quindi da qui mi è venuta l'idea della La ragazza e il mare,
anzi due, potevo scrivere pure tre, però sembrava un'esagerazione, questo è. Ecco.